Alice Mantero, buonasera, piacere di incontrarla in occasione di questa edizione particolarmente frizzante della Design Week, con un nuovo progetto che vede protagonista una delle vostre storiche creazioni, la Stampa Campagna. Sì, diciamo che ogni anno al Salone del Mobile noi mettiamo un piccolo tassello in più, ovviamente non è il nostro primo mondo di riferimento, però le nostre stampe si abbinano e si sposano bene ogni volta con in qualche occasione, in qualche mondo diverso. Quest'anno uno dei nostri storici disegni d'archivio Campagna è stato selezionato insieme ai ragazzi di D3 per andare a completare quelle che sono le loro diverse stanze, i loro diversi ambienti, e devo dire che ci siamo proprio... abbiamo rivissuto un disegno che per noi è molto classico e noi lo vediamo abbinato ai suoi foulard oppure sui nostri abiti, e ha preso tutt'altra piega. Mantero significa tante cose, Mantero è moda e design, ma soprattutto Mantero è una delle grandi storie di eccellenza artigianale, savoir-faire, expertise che raccontano quello bello spaccato dell'Italia che sa fare, dell'importanza dei distretti, dell'importanza della cultura artigianale. Voi ne siete grandi testimoni. Come portate avanti questa tradizione nonostante tutto, perché è caso di dire un questo nonostante, visto? Siamo alla quarta generazione, sicuramente sono 122 anni di storia, è una responsabilità grande, ma dall'altra parte una grandissima grinta e spinta per guardare avanti, portandoci dietro quello che chi ci ha preceduto ci ha permesso, ci ha regalato e ci ha lasciato, ma non dimenticandoci che bisogna veramente guardare avanti sotto tutti i punti di vista. È un mondo che è in grandissima evoluzione, sta diventando sempre più veloce, ti richiede non solo prodotto, ti richiede tante altre cose accanto a questo, il servizio, l'etica, la sostenibilità, insomma, richiede che l'azienda veramente stia al passo con i tempi, e questo è quello che noi insieme al nostro team di persone siamo riusciti a fare e facciamo, diciamo, tutti i giorni. Senta, Lucia Mantero, da protagonista, come abbiamo detto, di delle bellissime storie artigianali che durano ormai da ben più di un secolo, si parla tanto ultimamente, applicato al settore moda, poi senza dubbio anche ad altre, di questo subentro a gamba tesa della tecnologia. Ecco, come interagite voi con la tecnologia che sia a supporto delle mani umane, non a sostituzione di esse? Perché pare che ci sia un po' di timore quasi ormai, no? Un imperante timore che le tecnologie possano sostituire l'arte del saper fare. Beh, allora, la nostra è sicuramente un'industria che ha ancora tante cose artigianali, ma dove comunque la tecnologia è già subentrata. Se pensiamo banalmente a una stampa tradizionale rispetto a una stampa digitale, quanto una stampa digitale può essere molto più veloce, molto più dinamica e permetterti di essere molto più flessibile. Però questo non significa dimenticare quello che è stato fatto e anzi in realtà valorizzare la parte artigianale che la tecnologia ancora non riesce a fare. Noi cerchiamo veramente di tenere un po' l'equilibrio tra queste due cose. Carla, did you hear that flash of lightning? Did you feel your spirit grow? Brianna Gogliani, buonasera, la ringrazio tanto per essere con noi in occasione di questa edizione molto concitata e viva della Design Week, con una collaborazione che senz'altro è un fiore all'occhiello, una bellissima storia di artigianalità, savoir-faire e Made in Italy, anche una bella commistione tra moda e design. Infatti questi sono i valori, esattamente, anche nell'ordine perfetto, che ci hanno guidato anche nella scelta di questa partnership.
è un modo per far conoscere, noi siamo un'azienda produttrice di mobili, di design, e ci teniamo molto a dare un prodotto che sia di design ma anche di qualità e che abbia dei valori, anche genuini se vogliamo. E in Mantero abbiamo trovato questo. Infatti è stata una bellissima collaborazione, anche molto interessante, perché il mondo del design e del mobile ha molte connessioni col mondo del fashion e il fashion è un po' più avanti, quindi è stata un sperimentare e anche vedere come il mondo della moda riesce ad essere, ad esprimersi benissimo anche nel nostro mondo, quindi con questi cuscini in seta, la seta noi non la utilizziamo nei nostri mobili, e abbiamo arricchito moltissimo il look di questa nuova collezione e anche i nostri clienti che sono già venuti nel negozio hanno subito notato e apprezzato moltissimo questo nuovo look che abbiamo voluto dare. E abbiamo imparato anche molto costruendo insieme a loro l'adattamento di questa bellissima immagine di archivio che abbiamo adattato nei 6 colori dei nostri mood board che abbiamo presentato sui nostri mobili. Okay.